Quanto amo le tradizioni. A Parma, per i parmensi, la notte di San Giovanni è la notte dei tortelli d'erbetta. La tradizione vuole anche che la sera prima di San Giovanni, quindi il 23 giugno, si mangino fuori, affogandoli nel burro ed asciugandoli col parmigiano. Mi viene l'acquolina in bocca anche se fa un caldo devastante oggi. La tradizione continua nell'aspettare la rugiada di San Giovanni. È una notte magica da vivere rigorosamente all'aperto e in compagnia, dove tante suggestioni si intrecciano e dove si ritrova lo spirito più genuino della città di Parma. Coincide col solstizio d'estate, ma è svolta in ricordo di uno dei santi protettori della città, San Giovanni. Questa festa sembra risalire a molto tempo fa. Siamo nel 1200 e le truppe parmensi riportarono un'importante vittoria su quella di Cremona, città con la quale da tempo i rapporti erano molto molto tesi. Era proprio il 24 giugno del 1210, giorno in cui si commemorava la nascita di Giovanni Battista. I cittadini vollero ringraziare, elevandolo al rango di protettore della città. La tradizione narra che per festeggiare la popolazione si riversò nelle piazze, nelle strade, nelle campagne limitrofe e che qui siano state consumate quantità enormi di tortellini d'ermette fumanti. Leggenda o realtà, poco importa. Sta di fatto che questo piatto è ancora oggi uno dei simboli della gastronomia parmigiana. Fatti di pasta sfoglia, aventi forma rettangolare, i tortelli hanno un ripieno composto da ricotta, formaggio parmigiano ed erbette. Le erbette sono delle bietole dolci coltivate quasi ed esclusivamente nella zona. Il condimento è a base di abbondante burro fuso e parmigiano reggiano grattugiato. Un piatto ricco e saporito che gli abitanti di Parma si devono concedere almeno una volta all'anno. E non finisce qui. Vogliamo parlare della rugiada? Infatti, durante questa notte così magica, prendere le goccioline solstiziali è considerata fin dalla più remota antichità un'azione purificatrice, volta a tenere lontani i malanni di qualsiasi specie. Inoltre, esse imbevono la terra degli infusi più potenti e le erbe medicinali, colte allora, hanno più forza. Allora, oggi, vi è l'usanza di raccogliere durante la nottata i mali di noce per fare il nocino, che è uno squisito liquore locale. Bevendone tanto, 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 avrete una sbronza magica, magica, magica.